Allora, riprendiamo le nostre lezioni sulla Divina Commedia, quindi andate su questa colonna. La video lezione di oggi sarà caricata sotto questo post. Qui vi ho messo un link, se voi aprite, vi esce una playlist che non posso mandare altrimenti mi bloccano il video. Sono delle videosintesi fatte molto ma molto bene sui canti della Divina Commedia. Dall'1 al 6 li abbiamo letti, quindi li guardate, vedete. E poi c'è quello che faremo da oggi in poi, cioè praticamente noi inizieremo un percorso che fondamentalmente coinvolgerà Dante nel Medio Inferno, quindi dopo la città di Dite, e riprenderemo il sesto canto e vedremo in modo integrale il decimo, il tredicesimo e il quindicesimo. Sono dei canti in cui Dante ha a che fare con personaggi che gli faranno delle profezie e comunque canti in cui si discute della questione politica di Firenze e dell'Italia. Quindi faremo questo percorso sulle profezie e i canti politici. E vedremo in sintesi ovviamente i canti intermedi, quindi il settimo, l'ottavo e il nono in sintesi, undicesimo e dodicesimo in sintesi e il quattordicesimo in sintesi. Invece integrali, decimo, tredicesimo e quindicesimo, perché il sesto lo abbiamo fatto. E qui, scusate, ci sono le clip. Guardatele perché un conto è leggere, un conto è vedere le immagini. Qua c'è praticamente la videosintesi fino al canto quindicesimo, fino a quello che sarà l'ultimo oggetto della verifica, quindi iniziamo e vediamo dove effettivamente arriviamo. Quindi iniziamo la nostra lezione. Riprendiamo brevemente il sesto canto su cui voi già avete fatto la verifica, cioè che succede? Dante si risveglia dopo l'incontro con Paolo e Francesca e si rende conto di essere arrivato in un altro cerchio, dove c'è la descrizione di questa pioggia eterna e di Cerbero che va a straziare le anime dei golosi. Tra queste anime c'è Ciacco e Ciacco viene in qualche modo, tra virgolette, interrogato da Dante. Dante gli pone tre domande sul futuro di Firenze, sulla presenza o meno di uomini giusti e sulla causa delle guerre all'interno della città. E Ciacco qui praticamente fa la profezia post-eventum tra i versi 64 e 75 su il cambiamento politico tra Guelfi bianchi e Guelfi neri. Poi c'è un dialogo sulla sorte dei fiorentini giusti e Ciacco dice che i fiorentini giusti che lui cerca, tra cui Fariata degli Uberti, stanno un po' più giù nell'inferno, quindi sono macchiati di peccati talmente gravi di averli fatti sprofondare in gironi più bassi dell'inferno, mentre per il mondo sono ricordati come giusti. E poi il canto si concludeva, se vi ricordate, con un discorso tra Virgilio e Dante sulla natura delle anime e su quello che accadrà loro al giudizio universale. Andiamo brevemente a vedere la sintesi dai canti 7 al 9, quindi dal settimo al nono, perché poi il canto che leggeremo in modo integrale sarà il decimo, dove appunto tra gli eretici Dante incontrerà Farinata degli Uberti, che è Ghibellino, e Cavalcante dei Cavalcanti, papà di Guido Cavalcanti. Del canto settimo noi leggeremo soltanto alcune terzine, i primi 12 versi e poi le terzine che vanno da verso 61 a verso 96. Allora, nel settimo canto dove ci troviamo? Ci troviamo nel quarto cerchio, nel quarto girone, dove vengono puniti gli avari e i prodighi e il custode di questo girone è Pluto. Pluto che è l'altro nome di Dite, che era anche il dio della ricchezza. Allora, ed è questo gigante che vedete qui raffigurato. Da Dante viene trasformato in una sorta di mostro simile ad un lupo. E in questo cerchio vengono condannati gli avari e i prodighi. Gli avari sono coloro che praticamente sono stati molto avidi, hanno trattenuto per sé i beni materiali e i prodighi invece sono coloro che in modo consapevole li hanno spesi. Allora, qual è la pena degli avari e dei prodighi? Devono spingere con il petto dei massi lungo il girone fino a scontrarsi, quindi procedono in modo opposto, uno va verso destra, per intenderci l'altro va verso sinistra, fino a quando si scontrano. Quando si scontrano, si offendono reciprocamente, rinfacciandosi il peccato per cui sono dannate e riprendono il giro al contrario. Questa è la loro pena, fondamentalmente. Quindi devono rinfacciarsi a vicenda i peccati. Allora, il canto si apre con questo Pluto che recita una sorta di preghiera in un linguaggio demoniaco di cui parleremo tra poco. E Virgilio, come al solito, lo zittisce dicendo che il volere di questo viaggio sta in paradiso, quindi è Dio che sta comandando questo viaggio, per cui deve lasciare andare Dante. Perché vi faccio leggere un passaggio di questo canto? Perché all'interno di questo canto, da 61 a 96 fondamentalmente, ma nello specifico il discorso di Virgilio è da verso 67 a verso 99,
viene esplicitata la concezione medievale che Dante ha della fortuna. E abbiamo visto come la fortuna sia presente nel pensiero degli autori che stiamo studiando in letteratura, in Dante, in Petrarca, in Boccaccio, vedremo. Quindi è importante che voi abbiate ben chiaro che cos'è la fortuna nel Medioevo, vista come una divinità bendata dalla maggior parte degli uomini laici, ma per il Medioevo la fortuna è un'intelligenza angelica a cui l'uomo deve sottostare. Quindi diciamo che è lo strumento della provvidenza di Dio che amministra i beni dell'uomo, i beni materiali e quelli spirituali, facendo girare questa sua benedetta ruota senza che l'uomo possa in qualche modo interferire. Dante e Virgilio procedono nel loro viaggio e arrivano alla palude Stige, quindi arrivano nel quinto cerchio. Se ricordate, la palude Stige è questa pa palude che si forma grazie al fiume Stige, un fiume che ribolle, dove vengono puniti gli Iracondi e gli Accidiosi, che sono i protagonisti del quinto cerchio che troveremo nell'ottavo canto, di questo parleremo dopo. E lo Stige, se ricordate, è il confine che segna il passaggio tra l'Alto Inferno e il Medio Inferno, perché poi dopo inizia veramente la città di Dite, la città infernale. Allora, ripeto, di questo canto noi leggeremo del canto settimo, leggeremo soltanto i versi 1, 12 e poi da 61 a 96. Pape Satana Aleppe, cominciò Pluto con la voce chioggia, e quel sabio gentil che tutto seppe, disse per confortarmi: Non ti noccia la tua paura, che poder che li abbia non ci torrà lo scender questa roccia. Poi si volse a quelli infiate labbia e disse: Taci, maledetto lupo, consuma dentro te con la tua rabbia. Non è senza cagion l'andare al cupo. Vuolsi nell'atto laddove Michele fe la vendetta del superbo stupo. Allora, Pape Satana Aleppe, questo è un verso che è associato ad una sorta di preghiera demoniaca. Papa potrebbe essere il Pape, scritto così, potrebbe essere il genitivo latino di Papa. Quindi potrebbe essere un termine, diciamo, calcato sul latino e Satan è calcato su un termine greco che vuol dire avversario. Quindi è un mix tra linguaggi sacri e linguaggi della tradizione, è un'invocazione probabilmente a Satana. E qui vediamo lo sperimentalismo anche linguistico di Dante che vuole creare un linguaggio adatto ai personaggi che sta rappresentando. Cominciò Pluto con la voce chioggia, cioè roca. Quindi Pluto comincia a dire questa preghiera. Aleppe, ad esempio, mi sono dimenticata di dirvi che è un termine ebraico, quindi mixa tra le lingue antiche. Cominciò Pluto con la voce chioccia, cioè roca. E quel saggio uomo nobile che ha sempre saputo tutto, questa è una perifrasi per Virgilio, disse a me queste cose per confortarmi. Non ti blocchi la paura, perché egli non ha potere di evitarci di scendere da questa roccia, cioè non ha potere di impedirci il cammino per arrivare al girone successivo. Poi si rivolse a quelle labbia infiate, a quelle labbia gonfiate. Che cosa sono queste labbia gonfie? È una metonimia per scusatemi, una sineddoche per indicare la faccia gonfia perché appunto sta sbraitando, sta prendendo aria per parlare. Quindi si rivolse a quelle labbra, a quel viso gonfio tumefatto e disse: Taci, maledetto lupo, consuma dentro di te la tua rabbia, cioè sfoga dentro di te la tua ira, non contro di noi. L'andare al cupo, cioè scendere nelle parti più basse dell'inferno, non è senza cagione, non è senza motivo, cioè c'è un motivo per cui Dante sta compiendo questo viaggio. Vuolsi nell'alto, si vuole così lì nell'alto, in paradiso, laddove Michele fa la vendetta del superbo stupo. Lì dove Michele, l'arcangelo Michele che sconfigge Lucifero, per intenderci, si vendica di questo strappo dettato dalla superbia. Che cos'è lo strupo superbo? È la ribellione di Lucifero, quindi la violenza di Lucifero. Quindi vediamo che Virgilio si rivolge a Pluto, che rappresenta il dio delle ricchezze, perché in questo girone vengono puniti gli avari e i prodighi, che entrambi non hanno saputo gestire i rapporti con la ricchezza, e gli dice: Lasciaci passare perché si vuole così in paradiso. Fondamentalmente è una forma di variazio rispetto a quanto detto nei canti precedenti, ad esempio allo stesso Caronte. L'altro passo è va da verso 61 a verso 96, siamo sempre nel settimo canto. Se avete il libro in uso da scuola, il passo che ho letto prima è a pagina 121, invece adesso dovete andare a pagina 122, quindi all'altra pagina. Virgilio sta parlando con Dante e qua c'è la concezione della fortuna.
Or puoi, figliuol, veder la corte abbuffa dei beni che sono commessi alla fortuna, perché l'umana gente si rabbuffa che tutto l'oro che è sotto la luna e che già fu di queste anime stanche non potrebbe farne pose una. Quindi, che dice qua? Ora puoi, figliuolo, vedere la corte abbuffa, cioè il piccolo inganno, la vanità dei beni che sono sottomessi alla fortuna e per i quali la gente si, come dire, litiga, la gente si azzuffa. Quindi adesso puoi vedere che la vanità dei beni soggetti alla fortuna e dei quali invece l'uomo è convinto di avere potere, sui quali l'uomo è convinto di avere potere. Perché tutto l'oro che sta sotto la luna e che c'è stato in passato, quindi tutto l'oro della terra che c'è adesso e che c'è stato in passato, non potrebbe far riposare una di queste anime stanche, non potrebbe dare ristoro a nessuna, nemmeno una delle anime che sono qui e che si danno, perché appunto sono state così accecate dai beni da non riuscire a trovare mai il concetto di sazietà in un verso e nell'altro. Maestro mio, dissi io, or mi di anche questa fortuna di che tu mi tocche, che i ben del mondo assi tra le branche. Maestro mio, dissi io, adesso dimmi anche, che cos'è questa fortuna di cui tu mi parli, che vedendola bene ha le branchie, ha le grinfie sul mondo? Quindi Dante vede la fortuna come un qualcosa che ha le mani, ha le grinfie sul mondo. E quelli a me, o creature sciocche, quanta ignoranza è quella che vi offende? Or vo' che tu mia sentenza ne imbocche. Quindi, o creature sciocche, o persone semplici, voi che non comprendete, quanta ignoranza vi blocca nel giudizio corretto. Voglio che adesso tu acquisisca dalle mie parole, quindi che ti imbocco, e acquisisca dalle mie parole la verità. Colui lo cui saver tutto trascende, fece gli cieli ed er lor chi conduce, sì, ad ogni parte splende, distribuendo ugualmente la luce. Colui il cui sapere va oltre il mondo, quindi Dio, che ha un sapere che va al di là del mondo stesso, ha fatto i cieli e ha stabilito sui cieli chi li conducesse, cosicché ogni parte splendesse della sua luce, distribuendo ugualmente la luce in ogni parte del mondo. Quindi dice, Dio non solo ha creato il mondo, ma ad ogni cielo, ad ogni movimento, ha sotteso un, qua dice, colui. No, chi? Dietro loro chi conduce? Questo chi conduce che cos'è? È l'intelligenza angelica. Quindi Dio ha stabilito un'intelligenza angelica sottesa ad ogni movimento. Similmente agli splendor mondani ordinò general ministra e duce che perputasse a tempo i beni vani di gente in gente e d'uno in altro sangue, oltre alla difensione dei segni umani, per cui una gente impera e l'altra langue, seguendo lo giudizio di costei che è occulto come in erba e langue. Allo stesso modo ha ordinato, quindi ha messo ad ordinare gli splendori umani, le ricchezze umane, una intelligenza che è il ministro generale, quindi è colei che amministra tutto in modo globale, ed è la guida, è il duce, che cambia nel tempo i beni vani destinati a scomparire da gente a gente, di uno e dell'altro sangue, cioè li fa spostare questi beni da un popolo all'altro, da una stirpe all'altra, andando oltre le difese che possono mettere i segni umani, l'intelligenza umana. Quindi Dio ha preposto la fortuna a amministrare i beni di fortuna, appunto le ricchezze, facendole passare da una parte all'altra del mondo senza che l'uomo possa fare nulla, senza che possa mettere difese. Per cui un popolo impera, quindi un popolo comanda e l'altro soccombe, seguendo il giudizio di costei della fortuna, giudizio che è nascosto come il serpente nell'erba. Questo verso 84 è una similitudine e dice che il volere della fortuna è nascosto, l'uomo non può capire come va l'ordinamento della fortuna. Perché? Perché la fortuna viene da Dio, quindi non può conoscerne i piani. Come può essere nascosto un serpente nell'erba per cui ti può mordere e tu non te ne accorgi? Vostro saver non ha contrasto a lei. Questa provvede, giudica e persegue suo regno come in loro gli altri dei. La vostra conoscenza non può fare nulla contro la fortuna perché questa provvede, riesce ad agire, giudica e continua a governare, a mantenere il suo regno come gli altri dei, come le altre intelligenze fanno con le altre sfere, cioè non può essere in qualche modo, non ci può essere interferenza da parte dell'uomo. Le sue permutazioni non hanno tregue, necessità la fa essere veloce, sì spesso avviene chi vicenda consegue. I suoi cambiamenti non hanno pace, cioè la fortuna cambia continuamente.
Ed è la necessità che la fa cambiare, cioè è necessario che sia così il cambiamento. Così spesso viene vicenda che consegue, cioè praticamente un fatto viene dietro l'altro e quindi spesso capita che qualcuno cavalchi la fortuna, ma semplicemente perché coglie questi cambiamenti. Questa è colei che tanto posta in croce, pur da color che le dovia andar rode, dandole biasmo a torto e malavoce. Ma ella se è beata e ciò non ode, con le altre prime creature lieta, volve sua spera e beata si gode. Questa è colei, cioè la fortuna è questa, che tanto viene posta in croce, cioè tanto viene criticata, viene punita, questa è una metafora, verso 91, porre in croce la fortuna. Quindi questa è colei che tanto viene posta in croce da coloro che invece dovrebbero lodarla. Perché dovrebbero lodarla? Perché appunto è un'intelligenza che viene da Dio, è Dio che ha un piano per noi, la fortuna vista come provvidenza, dandole colpa a torto e ingiuriandola. Ma ella è beata e non ode ciò, quindi lei viene da Dio, quindi non calcola queste critiche che vengono dagli uomini. E con le altre intelligenze, con le altre creature prime, quindi con le altre intelligenze angeliche, sta lieta e muove la sua sfera, muove il suo cielo in modo beato e si gode, e gode di ciò. Quindi le critiche dell'uomo non sono in grado di scalfirla. Alcune considerazioni sulla fortuna in Dante. Vedete, quello è Dio che regge l'universo e la fortuna è vista come una ruota. Scusatemi, la fortuna è vista come una donna bendata che gira una ruota. Vedete? È un'intelligenza. La fortuna detta il movimento delle ricchezze nel mondo, ma è un movimento che viene sempre da Dio. Quindi, fondamentalmente, vi ho segnato a fianco alcuni caratteri principali. Quindi, è la fortuna che determina le sorti dell'uomo perché la fortuna è un'intelligenza che viene da Dio. Dante dice che la fortuna è come un rapace, ha degli artigli sull'uomo, ma Virgilio poi spiegherà che è un'intelligenza angelica e che spesso gli uomini attribuiscono alla fortuna delle colpe che non ha. E le sue variazioni, dice, sono necessarie, sono rapide e sono costanti. E questo si richiama al concetto di ruota della fortuna che nel Medioevo era molto molto diffuso. Basti pensare ai Carmina Burana, in cui ce n'è uno che si intitola proprio Fortuna e in cui si parla proprio di questi continui cambiamenti di buona e cattiva sorte. Andando avanti, passiamo adesso all'ottavo cerchio, all'ottavo canto, quindi nel quinto cerchio. Abbiamo detto che Dante è arrivato nella palude Stigia e intravede da lontano la città che sta oltre il fiume, la città di Dite. Vede questa torre, la torre che viene vista alla fine del settimo canto viene ripresa nell'ottavo ed è una delle vedette delle torri di avvistamento della città infernale, la città di Dite, una città completamente fortificata e difesa da demoni che si fanno dei segnali con il fuoco per dire che sta arrivando qualcuno. Non è consueto che le anime si spostino da un girone all'altro, sappiamo che l'inferno è un regno fisso, ecco perché i demoni si fanno segnale l'un l'altro. E ripeto, la città di Dite è l'inizio dell'inferno medio. Praticamente Dante che cosa fa? Deve arrivare dall'altra parte del fiume, per cui sfrutta come dire, il traghettatore che lì si trova, un demone che si chiama Flejas. Flejas pensa che Dante sia un dannato e che debba andare nel medio inferno, ma viene chiarito subito l'equivoco perché Virgilio spiegherà che appunto è lì in carne ed ossa. Lo carica lo stesso, sempre per lo stesso motivo. Virgilio spiega che il viaggio, insomma, è voluto dall'altro. Nel fiume Stige, Dante si rende conto che dal fiume Stige fuoriescono delle bolle. È un fiume che in qualche modo sembra essere abbastanza movimentato perché lì vengono puniti gli iracondi e gli accidiosi. Gli accidiosi chi sono? Sono coloro, l'abbiamo visto con Petrarca, che non hanno volontà d'azione, quindi fondamentalmente si mostrano apatici e gli accidiosi non si vedono perché stanno sul fondo del fiume, sul letto del fiume e continuano a sbuffare. Quindi di loro si vedono soltanto le bolle emergere dall'acqua. Quelli che invece agitano l'acqua in superficie sono gli iracondi. Coloro che, così come in vita, sono stati in balia dell'ira, adesso da morte agitano questo fiume. Tra gli iracondi ce n'è uno in modo particolare, Filippo Argenti. Filippo Argenti riconosce Dante. Chi era questo Filippo Argenti? Era un personaggio che Dante conosceva in vita e che era morto, diciamo, Dante lo colloca qui, sottolineando questa sua inclinazione all'ira. Filippo Argenti riconosce Dante e comincia ad offenderlo. E cerca addirittura di rovesciare la barca perché appunto dà prova di voler trascinare nel suo peccato lo stesso poeta. Ma qua Dante dà prova di maturità e in questo Virgilio approverà perché Dante non risponderà alle provocazioni di Filippo Argenti. Quindi ci sono dei momenti nella storia in cui anche in questi stessi canti
Dante dà prova di maturità, come in questo caso non rispondere alle accuse di Filippo Argenti, e vedremo invece nel prossimo canto che Virgilio sarà costretto a coprire gli occhi a Dante per evitare che lui guardi Medusa. Pur sapendo di non doverlo fare, teme che Dante possa farlo e gli copre gli occhi. Quindi vediamo questo carattere anche molteplice, insomma, nella figura di Dante personaggio. Arrivati all'altra sponda, quindi arrivati sotto la città di Rite, praticamente Virgilio vorrebbe far entrare Dante, ma i demoni bloccano il passaggio e quindi non permettono a Dante di entrare. Virgilio prova a trattare, ma egli stesso fallirà e quindi il canto si conclude con, diciamo, la certezza che presto sarebbe arrivato un aiuto. In effetti, lo vedremo nel prossimo canto, arriverà un angelo che con un semplice bastoncino, con una piccola verghetta, spalancherà le porte della città infernale. Ma se non fosse arrivato quest'angelo, Virgilio avrebbe interrotto qui il viaggio, perché di fronte alla ragione, in questo caso i demoni, Virgilio prende la ragione e la conoscenza, i demoni non lasciano passare Dante. Quindi diciamo che si mostra anche, si sottolinea anche la fallacia della ragione, che comunque anche nel peccato non può trovare soluzione a tutto. Nel canto 9, questo messaggero divino, come vi ho detto, arriva con una verghetta, con un bastoncino e arriva a spalancare le porte della città di Rite, per cui praticamente Dante e Virgilio proseguono il viaggio. Siamo ormai nel sesto cerchio perché siamo entrati nella città di Rite, quindi sesto, settimo e ottavo cerchio fanno parte della sesto e settimo cerchio, scusate, sono all'interno della città di Rite e siamo nel medio inferno. Praticamente Dante qui nel sesto cerchio, che sarà il protagonista anche del prossimo canto che noi leggeremo, vede gli eretici. Chi sono gli eretici? Lo spiega nel canto successivo. Sono quelle persone che hanno creduto soprattutto, sono andati contro i dettami della religione e in modo particolare hanno creduto all'epicureismo. L'epicureismo è una corrente filosofica finalizzata alla ricerca del piacere. E il maestro, diciamo il filosofo che ha diffuso questo pensiero fu Epicuro. Epicuro propose il tetrafarmaco, cioè quattro vie per raggiungere la felicità: non temere gli dèi, non temere la morte, essere consapevole che come dire, che i mali prima o poi finiscono e che fondamentalmente nella vita bisogna ricercare il piacere. Quindi chi ha scelto questa strada, anziché appoggiarsi alla filosofia cristiana, alla religione cristiana, è considerato eretico. Allora, quindi hanno creduto ad altro. Qual è la loro pena? Stare dentro tombe infuocate senza coperchio, quindi aperte, sono arroventate dalle fiamme. Che cosa rappresenta? È la fiamma dell'amor caritas, l'amore religioso che li brucia fondamentalmente e che li purifica, quindi una duplice funzione del fuoco. Prima di arrivare però a questo contatto con gli eretici, Dante e Virgilio, entrando nella città, vedono, o meglio, Virgilio si rende conto che sulla città, sulla parte alta della città, ci sono le erinni o furie. Che cosa sono le furie? Sono delle donne che hanno i capelli di serpente, il corpo di donna e sono alate, quindi un po' come l'immagine dell'antica sirena. E il loro, diciamo, queste donne gridando e lacerandosi il petto, cercano di impedire il cammino a Dante. E queste donne, queste erinni, minacciano di chiamare Medusa. Medusa, chi è? È una gorgone che potrebbe pietrificare Dante perché questa donna aveva uno sguardo particolare che era in grado appunto di trasformare in pietra chiunque guardasse. E l'abbiamo trovato anche in Petrarca, se vi ricordate. Allora, Virgilio a questo punto dice a Dante di non guardare, però non si fida e lui stesso copre gli occhi di Dante con le mani. Perché questo? Prima ha dato prova di maturità, ma perché adesso lo fa e non si fida? Perché Virgilio è consapevole che la curiositas, cioè il desiderio di vedere l'ignoto, potrebbe spingere Dante personaggio a guardare, per cui la ragione che va al di là copre e impedisce appunto di cadere nell'errore. Quindi, fatto questo, Dante e Virgilio proseguono, arrivano a queste tombe, quindi superano il problema delle erinni e arrivano alle tombe, che sono le tombe appunto degli eretici, protagonisti del canto decimo, che noi leggeremo. Siamo nel sesto cerchio. Gli eretici che giacciono in un sepolcro che brucia. Tra i personaggi abbiamo Farinata degli Uberti, che è uno dei massimi esponenti della fazione dei Ghibellini e di cui Dante aveva chiesto notizia, e Cavalcante dei Cavalcanti, il papà di Guido Cavalcanti. Entrambi sono considerati dei sostenitori dell'epicureismo. Siamo nella notte tra il Venerdì Santo e il Sabato Santo del 1300.
Perché vi faccio leggere questo testo? Allora, per due motivi. Innanzitutto, in questo testo abbiamo la profezia dell'esilio che Farinata pronuncia nei confronti di Dante. Poi è importante perché abbiamo da fare delle considerazioni sulla visione dell'aldilà che hanno i dannati, perché Cavalcanti padre è convinto che il figlio sia morto, quindi non ha una visione reale della contemporaneità, anche se sono in grado di fare delle profezie. E poi ve lo faccio leggere perché Farinata degli Uberti, così come Francesca da Rimini, è un personaggio in cui Dante si rivede. Anche se Farinata, ripeto, è un ghibellino e Dante era un guelfo bianco, Dante si rivede appunto nella figura di questo intellettuale, di questo politico, scusate, che ha speso tutta la propria vita per il proprio paese e che l'ha pagata con l'esilio. Quindi in questo si rivede vicino al personaggio. Adesso faccio un attimo di pausa e poi riprendiamo con la lettura del canto, che sta sul vostro libro, se avete l'edizione quella consigliata dalla scuola, un attimo che vi dico, sta a pagina, vi dico subito, un minuto, sta a pagina 132. Se avete una qualsiasi altra edizione dovete trovare Inferno Canto 10, io ve lo farò vedere da qua. Da Wikipedia, scusatemi. Ecco qua, canto decimo, e mi esce il canto decimo dell'inferno. Quindi riprenderemo la nostra lezione da qui, dal canto decimo. Andiamo quindi al canto 10. Leggiamo le prime tre terzine, quindi i primi nove versi. Qua c'è la descrizione della città di Dite, quindi l'ingresso nella città di Dite. Or se ne van per un secreto calle tra il muro della terra e li martiri, lo mio maestro e io dopo le spalle. O virtù somma, che per gli empi giri mi volvi, cominciai, come a te piace parlami e soddisfammi ai miei disiri. La gente che per gli sepolcri giace potrebbe si veder? Già sono levati tutti i coperchi e nessun guardia face. Allora, ora se ne vanno per un sentiero più stretto, più segreto, perché appunto nessuno, né Dante né Virgilio l'ha percorso prima, tra il muro di questa terra, quindi tra il muro di Cinta e la terra dove stanno praticamente le anime, e vanno il mio maestro avanti e io dopo le sue spalle. O virtù somma, quindi questa è una perifrasi per Virgilio, che mi conduci per questi gironi colpevoli, cominciai, come a te piace, parlami e soddisfa i miei desideri. Soddisfami ai miei desideri, vedete, è una costruzione latina, c'è il doppio dativo. Soddisfa mi, quindi a me, ai miei desideri, la costruzione del doppio dativo. La gente che giace qui, in questi sepolcri, si può vedere, cioè posso vedere chi è dentro questi sepolcri? E dal momento che sono già tolti i coperchi alle tombe e nessuno gli fa da guardia. Adesso quindi praticamente Dante chiede a Virgilio se può effettivamente guardare chi c'è nelle tombe, quindi è curioso. Da verso 10 a verso 21, quindi in queste terzine che vedete, Virgilio spiega la pena degli eretici. E quelli a me, tutti saranno serrati quando di Giosafat qui torneranno coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci che l'anima col corpo morta fanno. Però alla dimanda che mi faci, qui in centro soddisfatto sarà tosto e al disio ancor che tu mi taci. E io, buon duca, non tegno riposto a te mio cuor se non per dicer poco e tu hai non pur mo a ciò disposto. E quelli a me, quindi a Virgilio a me disse, tutti, cioè tutti i coperchi, saranno chiusi quando qui torneranno le anime dalla valle di Giosafat, dove appunto stanno nel giudizio universale, quei corpi che hanno lasciato laggiù. Quindi queste tombe verranno chiuse il giorno del giudizio universale, quando le anime saranno giudicate in anima e corpo. Suo cimitero, quindi le sue tombe, hanno quelle anime che si sono schierate con Epicuro, pensando che l'anima muoia insieme al corpo, perché Epicuro diceva di non temere la morte, perché quando c'è la morte non ci sei più tu, cioè la vita è fatta dall'aggregazione di atomi, per cui nel momento in cui tu muori non c'è una vita dopo la morte, perché la tua materia si disintegra e va a formare altri corpi. Quindi qua vengono puniti gli eretici, ma nello specifico gli epicurei. Perciò, che cosa dice qua? Perciò questa parte del cerchio, qui centro,
sarà subito, allora, perciò in questa parte del cerchio ti sarà subito data soddisfazione, quindi sarai subito soddisfatto in questa parte del centro rispetto a quella domanda che ancora tu non hai il coraggio di farmi, quella domanda che mi taci. Quindi, perciò alla domanda che mi fai, qua nel centro avrai subito soddisfazione e anche avrai soddisfazione a quel desiderio, quindi avrai risposta anche a quella domanda che desideri fare, ma che non hai il coraggio, di manifestare a parole. E io, buon duca, quindi mia valida guida, non tengo nascosto a te il cuore, cioè il mio desiderio, se non per parlare poco, e tu mi hai disposto, mi hai predisposto, mi hai ammaestrato a fare ciò non solo ora. Quindi dice, leggi bene in me, c'è qualcos'altro che voglio chiederti e non lo faccio per non infastidirti con le troppe domande. Cioè, praticamente Dante vuole maggiori informazioni e vorrebbe toccare con mano chi sta lì dentro e voleva sapere la loro pena, ma Virgilio risponde già di per sé. Adesso, tra verso 22 e verso 27, praticamente si presenta il personaggio di Farinata degli Uberti. Allora, che cosa c'è da dire su Farinata? Farinata era praticamente il nome, era il soprannome, se vogliamo, di Manente degli Uberti, esponente di una ricca famiglia ghibellina a Firenze all'inizio del 200. Fu un importante esponente politico, era stato capo dei ghibellini e praticamente aveva sconfitto più volte i guelfi bianchi soprattutto ed era stato allontanato praticamente da Firenze dopo la battaglia di Monte Aperti, quindi diciamo che come ghibellino aveva subito l'esilio per essersi schierato, tra virgolette, dalla parte sbagliata. Dante vedremo che si rivedrà nei panni di Farinata, pur essendo del partito opposto. Quindi leggiamo adesso da verso 22 a verso 27. O tosco che per la città del fuoco vivo ten vai così parlando onesto, piaciti di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio alla qual forse fui troppo molesto. O toscano che te ne vai per la città del fuoco, cioè la città di Dite, te ne vai vivo per questi luoghi, parlando in modo così onesto, così dignitoso, ti piaccia restare, cioè spero ti piaccia fermarti un attimo in questo luogo. Il tuo modo di parlare mi rende manifesto il fatto che appartieni a quella nobile patria verso la quale forse sono stato troppo nemico. Quella nobil patria natio di verso 26 è una perifrasi per Firenze. Quindi il tuo modo di parlare mi fa capire che tu sei fiorentino, riconosciuto il volgare, quella patria forse che io ho offeso col mio modo di agire. Allora, adesso da verso 28 a verso 39, cerco di farle, ecco qua, da verso 28 a verso 39 vediamo come Dante sia timoroso del rispondere a questa voce che sta nella tomba perché non lo vede inizialmente e Virgilio invece lo incoraggia a parlare. Subitamente questo suono uscì dall'una dell'arche, però m'accostai temendo un poco più al duca mio. Ed el mi disse, volgiti che fai? Vedi la Farinata che si è dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai. Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed el s'ergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno a gran dispitto, e l'animose man del duca e pronte mi pinse tra le sepolture a lui, dicendo: Le parole tue sian conte. Improvvisamente uscì, questo suono uscì da una delle tombe aperte. Perciò io, temendo, quindi impaurito, mi avvicinai un po' di più alla mia guida. Quindi Dante ha paura e si avvicina a Virgilio. Ed egli mi disse: Volgiti, cioè voltati, che fai? Vedi la Farinata che si è drizzato, cioè che si è messo a sedere nella tomba. Lo vedrai tutto in su dalla cintola, cioè dai fianchi in su, lo vedrai interamente dalla cinta in su, non vedi le gambe, vedi solo la parte del busto. Io avevo già fissato il mio viso, il mio sguardo nel suo, ed egli si alzava, si ergeva col petto e con la fronte come se disprezzasse, come se avesse a gran fastidio l'inferno, cioè come se non gli piacesse stare lì, gli dessero fastidio le fiamme, si era alzato. E le mani sollecite, pronte ad agire della mia guida e pronte appunto a farmi andare avanti, mi spinsero verso lui tra le tombe, dicendo: Le tue parole siano contenute, cioè siano, così, cioè siano frutto di ragionamento, pesa bene le parole, pesa bene a ciò che chiederai e vedi un po' quello che lui ti risponde. Adesso da verso 40 a verso 51, aspettate che provo, sì, si vede,
Da verso 40 a verso 51 vediamo il dialogo tra Dante e Farinata degli Uberti e vediamo la contrapposizione tra il guelfo bianco Dante e il ghibellino Farinata. Com'io al piede della sua tomba fui, guardommi un poco e poi, quasi sdegnoso, mi dimandò: chi fuori i maggior tuoi? Quindi, come io giunsi ai piedi della sua tomba, mi guardò un po' e poi, con sdegno, quindi con anche un'aria altezzosa, mi chiese: chi furono i tuoi antenati? Io, che era d'ubbidir di sì, io non gliel celai, ma tutto gliel apersi, onde levò le ciglia un poco in suso, poi disse: fieramente furono avversi a me e ai miei primi e a mia parte, sicché per due fiate li dispersi. Allora, io, che ero desideroso di ubbidire, non gli nascosi chi erano i miei antenati e gli dissi tutto apertamente, per cui egli sollevò le ciglia un po' in su. Quindi mi guardò meglio, poi disse: allora, furono fieri avversari rispetto a me, ai miei antenati e al mio partito, e tanto che la mia fazione li ha scacciate per due volte. Quindi Farinata capisce chi sono praticamente, chi è la famiglia di Dante Alighieri, e dice: sì, i guelfi bianchi sono stati, i guelfi nello specifico sono stati nemici a me, ai miei antenati e alla mia famiglia, al mio partito, e noi per due volte li abbiamo sconfitti. Fa riferimento alla sconfitta del 1248 e alla sconfitta del 1260 nella battaglia di Monte Aperti, in cui, appunto, soprattutto nella battaglia di Monte Aperti, i guelfi bianchi sono stati sconfitti proprio dai ghibellini guidati da Farinata. Quindi Farinata dice: ho capito che sei un guelfo, quella parte che noi abbiamo sconfitto due volte nella storia. Il verso 49 è un poliptoto, vedete, a me e ai miei primi e a mia parte, cioè una enumerazione introdotta dalla congiunzione e. Risponde Dante, quindi qua vediamo lo scontro. Sei furcacciati e tornar d'ogni parte, rispuose io lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non apprese ben quell'arte. Se i guelfi sono stati scacciati, sono stati in grado anche di ritornare da ogni dove, rispuose io a lui, l'una e l'altra volta. Quindi è vero che sono stati sconfitti due volte, ma hanno ripreso nuovamente il potere. Ma i vostri, cioè i ghibellini, non hanno saputo imparare quest'arte, quindi i ghibellini invece, una volta sconfitti, non sono stati in grado di ritornare al potere. Quindi vediamo in queste terzine la contrapposizione tra i guelfi e i ghibellini. Adesso, da verso 52 a verso 72, quindi devo stringere un po' perché sennò non c'è, ecco, forse adesso va, nemmeno. Da 52 a 72, ancora un po' di più. 52. Altro pochettino, aspettate un momento che tanto voi il testo l'avete, serve su giusto per. Da 52 a 72 che è qua, devo solo abbassare un po', quindi seguite un attimo e poi scendo. Allora, qua praticamente compare un personaggio. Quindi voi immaginate la scena: Dante e Farinata che in qualche modo discutono. Tutto a un tratto si alza da un'altra tomba un'altra anima. Quest'anima da 52 a 72 è Cavalcanti, che non c'entra assolutamente niente col discorso. Sente parlare Dante e si alza. Allora sorse alla vista scoperchiata un'ombra lungo questa, infino al mento. Credo che s'era in ginocchia levata. Quindi allora si alzò alla vista dalla scoperchiata tomba un'ombra, quindi un'anima, lungo questa, cioè accanto a Farinata, visibile fino al mento. Credo che si fosse alzata sulle ginocchia. Ecco così, fino a 72 dobbiamo leggere. Quindi scendo un po'. D'intorno mi guardò come talento avesse di vedersi altri Erameco, e poiché il suo specchiare in tutto spento, piangendo disse: se per questo cieco cercar vai per altezza d'ingegno, mio figlio ov'è e perché non è teco? Guardò intorno a me come se avesse desiderio, quindi talento, di vedere se altri erano con me. Poi, poiché il suo dubbio, il suo specchiare, quindi dopo che questo suo sospetto fu spento, cioè dopo che si rese conto che ero da solo, disse piangendo: se vai attraverso questo cieco mondo, quindi attraverso l'inferno, che è visto come un carcere cieco, privo della luce di Dio, per il tuo ingegno così elevato, quindi per i meriti dovuti alla tua sfera intellettuale, mio figlio dov'è?
E perché non è con te? È il padre di Cavalcanti. Cavalcanti sa che suo figlio è amico di Dante. Dice: se tu sei qua per meriti, perché ti sei distinto come poeta, perché mio figlio non è con te? Pensa che il figlio sia morto. Ed io a lui: da me stesso non vegno, colui che attende là, per cui mi mena forse, qui Guido vostro ebbe a disdegno. E io dissi a lui: non vengo qui per mia volontà da me stesso. Colui che attende là, cioè praticamente Virgilio, mi conduce, mi mena in questo luogo e da colei, ecco qua, aspetta, da colei, cioè Beatrice, a cui il vostro Guido forse ha rifiutato di essere condotto. Cioè Dante dice: io sono qui, mi sta guidando Virgilio e Virgilio mi conduce attraverso questo luogo per arrivare a Beatrice, colei che forse non è piaciuta tanto a Guido, il vostro Guido forse ha rifiutato questa guida per salvarsi. Cioè Dante sta dicendo che è accompagnato nell'oltretomba da Virgilio per volontà di Beatrice e che questa volontà di salvezza forse non è piaciuta a suo tempo a Guido, ma Guido non è morto. Le sue parole e il modo della pena mi avevano di costui già letto il nome, però fu la risposta così piena. Cioè Dante ha capito che è il papà di Guido Cavalcanti, per cui risponde a tono perché l'ha riconosciuto. Le sue parole e il modo e la sofferenza che aveva questo già mi avevano manifestato il nome, cioè avevo capito che era Cavalcante Cavalcanti, perciò la mia risposta fu così piena di significato, per cui ho risposto, diciamo, a tono. Di subito drizzato gridò: come? Dicesti egli ebbe, non vive egli ancora, non fiere gli occhi suoi lo dolce lume? Praticamente Cavalcanti si sofferma sulla voce del verbo ebbe, del verbo avere al passato remoto di verso 63 e dice: subito drizzando gridò: come? Hai detto egli ebbe, e allora non è più vivo. La luce del sole, il dolce lume, non ferisce più i suoi occhi, cioè non è più sulla terraferma, non è più vivo, è morto. Quando s'accorse d'alcuna dimora che io facea dinanzi alla risposta, supì ricadde e più non parve fora. Quando si accorse che io in qualche modo esitavo a rispondere prima di dargli la risposta, ricadde sdraiato nella tomba e non apparve più. Perché Dante non è che non risponde perché non ha il coraggio di dirgli che il figlio è morto, non risponde perché si trova un attimo spiazzato. Lui voleva semplicemente dire che Guido Cavalcanti non ha usufruito della funzione della donna Angelo per salvarsi, ecco perché lui non sta compiendo questo viaggio mentre Dante sì. Invece il padre capisce che Cavalcanti è morto, il figlio è morto. E quindi cade nella disperazione. Adesso, da verso 73 a verso 78, riprende Farinata, come se semplicemente Farinata avesse lasciato il discorso in sospeso e lo volesse riprendere adesso. Ma quell'altro magnanimo a cui posta restato m'era non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua costa, e se, continuando al primo detto, se egli anche l'arte disse male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto. Ma quell'altro spirito grande, cioè Farinata, a cui posta restato m'era, che era rimasto fermo lì ad aspettare appunto risposta, non mutò aspetto, cioè rimase fermo nel discorso, né mosse il collo, né piegò la costa, cioè la costola sta per il fianco, né piegò il fianco, cioè non si era spostato, costa, cioè costola, sta per fianco, e questa è una sineddoche, verso 75. Quindi, come si chiama? Farinata era rimasto fermo e immobile e, continuando a ciò che aveva detto prima, disse: se quelli hanno mal appreso quell'arte, cioè se i ghibellini non hanno imparato a ritornare, questa cosa mi tormenta più di questa tomba. Quindi io soffro per il fatto che i ghibellini non hanno imparato a riprendere il potere una volta caduti. Adesso, da verso 79 a verso 84, quindi queste due terzine, qui c'è la profezia post eventum in cui appunto Farinata profetizza l'esilio a Dante. Ma prima di fare questo, una cosa, guardate qui in alto. Allora, verso 67, verso 69, come e lume. Questa è una rima imperfetta, ma in realtà è una rima siciliana. Lo abbiamo visto anche con Petrarca. Perché cume fa rima con lume. Come è la versione toscana del siciliano cume. E quindi ecco perché sembra una rima imperfetta. In realtà è una rima siciliana. Il perché ve l'ho spiegato, è tutto legato al modo in cui si rende in volgare siciliano e in volgare toscano una O chiusa. Scusatemi, una O lunga.
La O lunga in siciliano diventa U e la O lunga in toscano diventa O. Ad esempio, croce. Croce diventa croce in toscano, crux per intendere, diventa croce in toscano e cruci in latino, diventa U. Però in realtà derivano sempre da questa O lunga latina. Torniamo alla profezia dell'esilio, quindi da verso 79 a verso 84. Ma non 50 volte, fiera accesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi, perché quel popolo è sì empio, incontra i miei in ciascuna sua legge? Dice qua, ma la faccia della donna che qui governa, potrebbe essere la luna o Proserpina, non sarà accesa, quindi non si accenderà 50 volte che tu saprai quanto quell'arte del ritornare appunto al potere, quindi del tornare dopo una sconfitta, sia pesante. 50 volte sono 50 mesi in cui appunto la luna compie il proprio movimento intorno all'asse. Quindi non passeranno 50 mesi, che sono circa 4 anni e 2 mesi, e tu sperimenterai l'esilio. Questo gli ha voluto dire. Effettivamente Dante entrerà in esilio dopo, siamo alla storia ambientata nel 1300, l'esilio di Dante comincia intorno al 1304 più o meno. Quindi non passeranno 4 anni e 2 mesi, cioè 50 mesi in tutto, che tu sperimenterai l'esilio. E se tu puoi tornare, se tu tornerai prima o poi nel mondo del dolce terreno, quindi se tu tornerai nel mondo, dimmi perché quel popolo, cioè il popolo fiorentino, è così empio, è così spietato contro i miei, quindi contro la mia fazione, in ogni sua legge, perché i fiorentini ce l'hanno a morte contro di me e contro la mia fazione? Adesso, da verso 85 a verso 93, praticamente Dante fa riferimento alla battaglia di Monte Aperti. E in modo particolare, qua il riferimento è legato appunto a questa battaglia che ha permesso una strage compiuta dai ghibellini nei confronti dei Guelfi, e per questo dice che ce l'hanno con voi. Ond'io a lui, lo strazio è il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, tal orazione fa far nel nostro tempio. Poiché ebbe sospirando il capo mosso, a ciò non fui io sol, disse, né certo senza cagion con gli altri sarei mosso, ma fui io solo, laddove sofferto fu per ciascun di Torre via Fiorenza, colui che la difese a viso aperto. Per cui io a lui dissi, quindi è Dante che sta parlando, lo strazio, quindi la strage, è il grande scempio della battaglia di Monte Aperti, che fece sì che l'arbia, cioè questo fiume, si colorasse di rosso per il sangue versato, fa fare nel nostro tempio, cioè a Firenze, tali decisioni, tali discorsi. Quindi dice, noi ce l'abbiamo a Firenze, ce l'ha a Firenze, scusatemi, ce l'ha a morte con i ghibellini per la strage che avete fatto nella battaglia di Monte Aperti. Dopo che ebbe mosso il capo sospirando, disse: a fare questo non fui io solo, né senza motivo mi sarei mosso a farlo insieme ad altri, ma io fui l'unico che, quando si era stabilito di distruggere apertamente Firenze, fui l'unico che la difese a spada tratta, a viso aperto. Quindi dice, sì, non ho fatto solo io la strage di Monte Aperti, però di questo puoi essere certo, sono stato l'unico che ha provato a salvarla. Adesso, da verso 94, quindi in qualche modo si sta discolpando, come si chiama, Farinata. Adesso, da verso 94 a verso 99, Dante manifesta un dubbio. De, se riposi mai vostra semenza, pregai io lui, solvetemi qual nodo che qua m'ha inviluppato mia sentenza. E il par che voi veggiate, se ben odo, dinanzi quel che il tempo sai quadduce, nel presente tenete altro modo. De, se riposi mai vostra semenza, de, se un giorno la vostra stirpe, la vostra semenza, quindi la tua famiglia, può avere un giorno pace, quindi potrà riposare un già un pa. Scusatemi, se un giorno la tua stirpe potrà riposare in pace, pregai io lui, scioglietemi di un dubbio, scioglietemi questo dubbio, questo nodo, che qui avvolge, scusatemi, annebbia la mia sentenza, la mia verità, la mia mente. Allora, e il par, cioè sembra,
che voi vediate, che voi veggiate, se ben ho capito, se ben odo, dinanzi quel tempo che sei caduce, vediate prima ciò che effettivamente deve avvenire. Quindi toglimi questo dubbio. Per quello che ho capito, mi sembra di capire che voi siete in grado di predire il futuro, mentre riguardo al presente avete un modo diverso di ragionare. Perché qual è il dubbio che attanaglia Dante? Sto dicendo, Farinata, tu mi hai fatto una profezia, mi hai detto che da qua a 4 anni io sperimenterò l'esilio, però prima ho sentito parlare Cavalcanti e Cavalcanti è convinto che il figlio sia morto, quindi mi spieghi un po' come funziona questa cosa, perché riuscite a vedere il futuro e lo fate passare per vero, mentre sulla realtà siete in inganno, perché invece non conoscete il presente? E adesso da verso 100, ecco qua. Da verso 100 a verso 108, praticamente Farinata espone la cosiddetta visione telescopica dei dannati, cioè i dannati vedono bene le cose lontane e vedono in modo distorto il presente. Noi veggiamo come quei che a mala luce le cose disse che ste son lontano, cotanto ancor ne splendere sommo duce, quando s'apprestano o son tutte vano nostro intelletto, e s'altri non ci apporta nulla sapem di vostro stato umano. Però comprende poi che tutta morta fia nostra conoscenza da quel punto che dal futuro fia chiusa la porta. Allora, disse, cioè rispose, noi vediamo come colui che ha la luce difettosa, ha la vista difettosa, per cui le cose le vediamo male le cose che ci sono lontano, lontane, quindi è come se fosse un miope per intenderci. Soltanto risplende per noi ancora la luce di Dio, cotanto ancora risplende la luce di Dio. Quindi noi vediamo male, questa è l'unica cosa che ci è rimasta della grazia di Dio. Vediamo come chi non riesce a vedere bene le cose da lontano. Quando le cose si avvicinano, oppure sono presenti, quindi o s'apprestano o sono presenti, il nostro intelletto è vano, è inutile, non riesce a vedere, vede soltanto le cose lontano. Scusatemi, non è la miopia. E quando uno è presbite che non vede bene da vicino, cioè man mano che si avvicinano le situazioni, noi le vediamo male, quindi vediamo bene il futuro, ma non vediamo il presente. E se un'altra persona, un altro dannato, un altro spirito non ci dà delle informazioni, noi non sapremmo nulla del vostro stato umano. Cioè, se qualcuno non ci porta informazioni al riguardo, noi non siamo in grado di capire il presente. Perciò puoi comprendere che cosa? Puoi comprendere che la nostra conoscenza, fia morta, sarà estinta completamente dal momento in cui non ci sarà più futuro, sarà chiusa la porta del futuro. Cioè, quindi puoi ben capire che noi riusciamo a fare questo fin quando stiamo nell'inferno, ma quando sarà chiusa la porta del futuro, quindi quando non ci sarà più il tempo, cioè questa è una perifrasi che indica il giudizio universale, noi non potremo vedere più nemmeno il futuro. Quindi, che cos'è la visione telescopica? È la capacità di vedere bene i fatti futuri. Quindi i dannati riescono a fare delle profezie sul futuro, mentre non hanno conoscenza del presente, a meno che qualche altro spirito non li informi. E questo è per volontà di Dio. E dice che questa capacità resterà tra i dannati e tra gli spiriti soltanto fino al giudizio universale, perché quando i corpi e le anime risorgeranno e verranno giudicate di nuovo tutte quante insieme, corpo e anima, perderanno anche questa capacità, semplicemente perché verrà meno il concetto di tempo. Adesso continua il dialogo tra Dante e Farinata, da verso 109 a verso 114. Allora, perché qua diciamo c'è una sorta di riconoscimento del valore di Farinata. Allora, come di mia colpa compunto dissi, or direte dunque a quel caduto che il suo nato e coi vivi ancor congiunto, e se io fui dinanzi alla risposta muto, fate sapere che il fei perché pensava già nell'error che mi avete soluto. Dante capisce quello che dice Farinata e allora gli affida un messaggio affinché possa dirlo a Cavalcanti. Allora, come punto dalla mia colpa, quindi come se avessi avuto il rimorso per quello che avevo detto prima, dissi: ora direte a quello che è caduto, quindi a Cavalcanti, che il suo figlio, il suo nato, è ancora unito ai vivi, quindi non è morto. E se io prima sono stato muto nel dare la risposta, cioè non sono stato pronto a rispondere, fategli sapere che l'ho fatto perché pensavo sul dubbio, cioè riflettevo sul dubbio
sull'errore che adesso voi mi avete sciolto. Quindi io non ho risposto perché non mi aspettavo quella domanda e stavo riflettendo proprio su questo: come fa un dannato a fare una profezia sul futuro e a non conoscere il presente? Quindi stavo pensando a quello, ecco perché non ho risposto immediatamente. Adesso, da verso 115 fino a verso 136, praticamente c'è la, quindi alla fine del canto, c'è la descrizione degli eretici e della loro pena. E già il maestro mio mi richiamava, quindi Virgilio richiama Dante, gli ha detto: fai attenzione alle parole, le tue parole siano conte, cioè parla con consapevolezza, perché Virgilio sapeva della profezia sul futuro e sull'esilio. E già il maestro mio mi richiamava, perché io pregai lo spirito più avaccio che mi dicesse chi con lui stava. Quindi già Virgilio mi richiamava, e allora io pregai lo spirito di Farinata più avaccio, più in fretta, che mi dicesse chi stava con lui, cioè vuole sapere chi sono le anime degli altri eretici. E quindi Farinata adesso descrive chi sta con lui. Dissemi: qui con più di 1.000 giaccio, qua dentro il secondo Federico e il cardinale, e degli altri mi taccio. Mi disse: io sto qua dentro con altri 1.000. Questa è un'iperbole per dire che ci sono molti spiriti eretici. Qua dentro c'è Federico II, l'imperatore della scuola siciliana per intenderci, e il cardinale. Chi è questo cardinale? Il cardinale è praticamente Ottaviano degli Ubaldini, che era un altro cardinale di me, della famiglia dei Ghibellini. Quindi praticamente era sì personaggio di chiesa, ma anche esponente della stirpe, diciamo, del partito dei Ghibellini. E degli altri taccio, non ti dico chi c'è più, però sappi che siamo in tanti. E qui andiamo verso la fine. Aspettate che sono scesa troppo. Indi s'ascose, e io in ver l'antico poeta volsi parsi, ripensando a quel parlare che mi parea nemico. Quindi si nascose, quindi è scomparso alla mia vista, e io mi diressi, diressi ah, ho diretto i passi verso il mio antico poeta, cioè verso Virgilio, ripensando a quel parlare che mi sembrava, quelle parole che mi sembravano nemiche, cioè ripensando alla profezia dell'esilio. Elli si mosse, e poi così andammo, mi disse: perché sei tu sì smarrito? E io gli soddisfece il suo dimando. Lui si avviò verso di me e insieme, mentre camminavamo, mi disse: perché sei così preoccupato? Che cosa ti turba? E io diedi risposta alla sua domanda. La mente tua, questa è la risposta di Virgilio, la mente tua conservi quel che udito hai contra te, mi comandò quel saggio, e ora attendi qui, e drizzò il dito. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio. Quindi, dice Virgilio, conserva nella tua mente quello che hai ascoltato contro di te, quindi la notizia che è a tuo sfavore. Quindi mantieni nella mente questa profezia. Mi raccomandò quel saggio, e aspetta qui, e drizzò il dito, cioè l'indice verso l'alto. Quando sarai davanti a quel dolce raggio, a quella luce, che appunto alla luce che viene da quella il cui bell'occhio vede tutto, questa praticamente è una perifrasi per Beatrice. Letteralmente è: quando sarai davanti allo sguardo luminoso, il dolce raggio di quella il cui bell'occhio vede tutto, cioè di Beatrice, che vede la verità. Perché riesce a vedere tutta la verità? Perché la vede tramite Dio, perché è una donna angelo. Da lei saprai il corso del tuo viaggio, della tua vita. Quindi Beatrice ti spiegherà per bene che cosa ti attende. Quindi stai dicendo: ricorda, perché poi successivamente ti verrà spiegato tutto. Appresso mosse, a man sinistra il piede, lasciammo il muro e gimmo in ver lo mezzo per un sentiere che a valle fiede, che infine lassù faceva spiacer suo lezzo. Dopo questo si mosse verso sinistra, secondo verso il piede sinistro, quindi scendemmo verso sinistra, lasciammo il muro della città e andammo verso il mezzo, cioè verso la parte centrale del cerchio, del girone, per un sentiero che fiede, che termina in una valle, che fin da sopra faceva sentire il suo puzzo, il suo odore sgradevole, perché praticamente sta per approdare al nuovo girone. Cioè, o meglio, siamo sempre nel girone degli eretici, ma man mano che andiamo avanti, peggiorano le condizioni dei dannati. Quindi così si chiude questo canto decimo, e per praticamente, visto che ci siamo, per concludere il nostro discorso, aspettate, che succede nel canto undicesimo? Siamo sempre nel girone degli eretici, Dante continua ad andare avanti e qua vede la tomba di un papa, Papa Anastasio.
attraverso la, diciamo, questa riflessione sulla presenza del Papa, Virgilio spiega un po' la struttura del medio e del basso inferno. Dice che dopo ci sarà il settimo girone, che è quello dei violenti, diviso in tre settori: gli omicidi, che sono stati i violenti contro il prossimo, che sono puniti insieme ai predoni, cioè a coloro che commettono furto; i suicidi e gli scialacquatori, che sono violenti contro se stessi e i beni; e poi i bestemmiatori, che sono i violenti contro Dio. Poi c'è l'ottavo cerchio, che è invece il girone della frode, chiamato anche male bolge, diviso in 10 sacche. E poi alla fine ci sarà il nono cerchio, che è quello più, dove vengono puniti i peccati più gravi, e lì troviamo i traditori. E con questo chiudiamo la nostra lezione.